Non sono mancate nel corso della puntata speciale di Polis, Brucchi contro tutti, schermaglie sulla giunta e sulla composizione della stessa giunta, a cominciare dal rapporto che lega Brucchi a Gatti. Io non sono mai stato ostaggio di nessuno e non lo sono mai stato neanche del mio amico Paolo Gatti. Paolo Gatti però è una persona che, a differenza di altri, anche quando l'amministrazione ha tentennato, non ha abbandonato la nave. Perché io ancora oggi devo capire perché la lista di Mauro Di Dalmazio è uscita dalla maggioranza. Ancora non lo capisco, ancora non lo so. Perché se andiamo a vedere i motivi, non ci sono. Ma perché Paolo uscita? Gatti, nel bene o nel male, è stato sempre a fianco al sindaco Brucchi, lo ha condizionato così come mi hanno condizionato tutte le altre liste, così come tutte le liste condizionano le scelte. Quindi è chiaro che ci sono dei condizionamenti, ma non sono mai stato ostaggio di nessuno. Tant'è vero che quando ho dovuto dire no a Paolo Gatti e nell'ultimo rimpasto ho ridotto gli assessori di Paolo Gatti da 4 a 3, l'ho fatto senza problemi. Per arrivare poi agli assessori, ai rimpasti, senza risparmiare stoccate a Rudy Di Stefano. Cioè, a lui piace dire che è andato via, non è proprio così, ma a lui piace dire che è andato via, però ho chiesto che la giunta andava ridotta e quando c'era da ridurre il numero degli assessori io li ho ridotti. Quindi condizionato sì, ostaggio mai di nessuno. Io non potevo più tenere in giunta una persona che si alza durante un tavolo di giunta e manda all'altro paese il sindaco, non si può fare, perché ci vuole rispetto delle persone. Ci vuole rispetto delle persone, le persone vanno rispettate. Io non mi sono mai permesso nella mia vita politica, per me Gianni Chiodi era il sindaco e quando io andavo nella stanza di Gianni Chiodi ho sempre bussato alla porta e ho aspettato che qualcuno mi dicesse avanti. Quindi se sono state fatte delle scelte, alcune non condivisibili, a me Romanelli è dispiaciuto che è andato via. È dispiaciuto tantissimo che Piero è andato via. Così come non è mancato un riferimento alla Lucantoni. Probabilmente Francesca, con la prima esperienza non doveva forse fare l'assessore, ha pagato il prezzo di essere un po' neofita, Dovrebbe ridare lo soprattutto con una delega stipendio. difficile, però la delega gliel'ho data io, non c'entra niente Paolo Gatti, le deleghe le ho scelte io, la responsabilità è mia. Ma Brucchi non ha perso l'occasione per attaccare anche gli ex compagni di avventura. Però Paolo Gatti, così come Paolo Tancredi, così come altri che mi sono rimasti accanto dall'inizio alla fine, certamente io ne devo Allora, tenere conto rispetto a chi devo fare ha una provocazione abbandonato sulla la nave. Lucantoni, allora. Allora devo fare una provocazione sulla Rispetto a chi ha Lucantoni. abbandonato la nave Perché? mentre eravamo in navigazione. E beh, certo, chi Perché in abbandona questa la nave. città